Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera ho un po' di tempo, quindi ho deciso di registrare anche un video tag. Questo video tag si chiama Il mio trucco, l'ho visto sul canale di Valentina, quindi la signorina Rottermeier, se non erro, Rottermeier, boh. Comunque la signorina tedesca di Germania. Mi è piaciuto perché praticamente prende le 5 W inglesi e le ha trasformate, o le ha viste trasformare, questo ora non mi ricordo, in domande sul trucco. Quindi partiamo. Se vi interessa, giù nell'info box vi lascio le domande, il video, ovviamente il link al video di Valentina e al suo canale. Quindi se vi interessa, che volete rispondere anche semplicemente con un commento, io sono felicissima di leggere le vostre risposte. Allora, prima W, il cosa, quindi con che cosa, no, cos'è il trucco per te? Il trucco è un modo di abbellire e enfatizzare la mia bellezza naturale. È raro che utilizzi il trucco per mascherarmi, per cambiare aspetto. Io utilizzo il trucco come colore fondamentalmente, perché poi utilizzo tanti ombretti colorati, tranne oggi. È raro che usi marroncini, tranne oggi. Quindi tante volte per gli occhi è il colore, per le labbra lì è sistemazione di alcuni difetti che mi hanno lasciato i vari herpes, come oggi per esempio. Poi per la sezione chi, le domande sono: chi ti ispira nel truccarti? Direi nessuno, però come potete vedere anche nel mio canale ho tanti trucchi ispirazione. Tanti sono, tra virgolette, cartoni animati, quindi mi faccio ispirare da loro e effettuo un trucco ovviamente portabile per me, però la mia idea è comunque concentrata su di loro. Ad esempio, non so, Lady Oscar fece un trucco che utilizzo di tanto in tanto, me lo ripropongo, che mi ricordava l'effetto che io vedevo nel cartone animato su di lei. Oppure trucchi Spice, quindi trucchi che le Spice Girl avevano negli album, e di tanto in tanto, a parte aver fatto i video, ma comunque li ripropongo anche su me stessa. Altri cantanti, fotografie che vedo, protagoniste di serie TV o di film. Sì, spesso e volentieri prendo spunto da quello che mi circonda e quello che mi piace, ma non solo per fare il video per il mio canale, ma anche nella mia vita quotidiana. Poi, per chi ti trucchi? Mi trucco per me stessa, non ho che okay, mi faccio bella perché devo scendere col mio fidanzato. No, a me piace truccarmi. Faccio semplice vita quotidiana. Io lavoro in un call center, quindi il cliente a me non mi vede. Mi potrei anche non truccare, specialmente quando ho il turno la mattina o se ho il turno serale in cui di notturno in cui lo faccio da sola, potrei anche non truccarmi. Io mi trucco perché mi piace rendermi presentabile per me stessa. Sì. Chi sei con il trucco? Sono me stessa. Sono Elisa, 33 anni e sono io. Poi, terza categoria di domande, il dove. Dove ti trucchi? Lì alle mie spalle quando posso, cioè il 99% delle volte. Se invece la camera è occupata o perché è troppo presto, quindi mia nonna o mia sorella che dormono con me sono, io ho un'estanza qui, sono ancora a letto, mi trucco in bagno, ma il 99% delle volte mi trucco lì, adoro truccarmi lì. Dove compri i trucchi? Un po' dove capita, profumerie, negozi bio, in internet no, non ho ancora acquistato nulla, però prima o poi proverò a acquistare anche trucchi online. Oh, qualcosa online ho comprato, però tipo, non so, le ciglia finte, basta forse, non mi ricordo. Quarto range di domande, quelle che riguardano il quando. Quando hai cominciato a truccarti? Allora, per le occasioni
ero all'ultimo anno delle medie, però i miei non mi permettevano di truccarmi per andare ad esempio a scuola o per uscire con gli amici. Mio padre, mi ricordo come se fosse ieri, mi disse: non ti puoi truccare, ti puoi iniziare a truccare quando inizi le superiori. Io il primo giorno delle superiori mi misi una riga di matita nera e andai a scuola. Ero stata autorizzata. Quando ti trucchi? Mi trucco quando devo uscire, tranne in casi eccezionali, però se devo uscire per andare a lavorare, prima quando andavo all'università, per uscire con le amiche, per uscire col fidanzato, mi trucco. Mi trucco sempre. A volte mi trucco in modo semplice, quindi non faccio la base ma metto solo ombretto e rossetto, quindi trucco occhi e rossetto. Altre volte, come il sabato sera, nelle occasioni faccio tutta la base, però mi trucco sempre. Quando compri i trucchi? Compro i trucchi quando finisco. Ad esempio, finisco il mascara, mi acquisto il mascara. Finisco la matita, acquisto la matita. È raro negli ultimi 5 anni che ho, tra virgolette, doppioni o scorte. Le scorte che ho e che sto utilizzando sono cose che ho accumulato negli anni precedenti, prima di aprire YouTube, di scoprire YouTube, di scoprire questo mondo di consumismo. Quindi ho delle scorte un po' datate che sto smistando. Non le butto per il semplice motivo che sono sigillate. Quindi quando le andrò a aprire, se le sentirò ancora buone, le utilizzerò, altrimenti le butto. Non le voglio aprire ora perché ho altro da finire. Ultimo, no, sono di più delle 5 W. Ok, non avevo fatto caso. Per la sezione quanto, la prima domanda è quanto spesso ti trucchi? Se devo uscire anche tutti i giorni. Quindi dal lunedì alla domenica. Se invece sto a casa che non devo fare niente, non devo uscire, non mi trucco. Quanto ti trucchi? Allora, per la vita tra virgolette quotidiana, relativamente poco. Sistemo le sopracciglia, faccio un trucco occhi con mascara e non sempre matita e trucco le labbra. Sistemo se ho dei brufolini con un correttore. E va bene così. Però se devo uscire o ho un'occasione, parto dalla base fondotinta, quindi primer, correttori, metto le I perché ne uso diversi, fondotinta, cipria, contouring, illuminante, fard, ombretto, tutto. Quanto spendi in trucchi? A volte in mesi spendo 0, altre volte 50, dipende quello che mi serve e di che marca lo voglio, quanti prodotti mi servono, dipende molto. Ad esempio, questo mese probabilmente acquisterò forse solo il fondotinta perché mi sta finendo. Per il resto non credo di voler acquistare altro, non mi serve null'altro. Credo di sì. Quanti trucchi hai? Giornalieri, allora, a me dicono che ho tanti trucchi, mi viene detto che ho tanto e troppo, però per me sono la base indispensabile. Sì, ok, ho tantissime matite colorate, tantissimi ombretti colorati, ho tantissimi eyeliner colorati, però non ho per esempio due matite azzurre, ne ho una blu e una azzurra, non ho di quelle che utilizzo due ombretti verdi, ho un ombretto chiaro verde e un ombretto scuro verde. Quindi per me è il minimo indispensabile. Anche quando organizzo il mio beauty case, mi viene detto che porto troppo, ma io porto veramente il minimo indispensabile per i miei standard. Comunque, se vi va di vedere la mia vanity con non ho mostrato tutto quello che ho, parlo di tutte le cose che utilizzo. Vi lascio nella i e giù nell'info box il video, il link al video. Poi per la sezione come ti trucchi? Questa io non l'ho capita. Come ti trucchi? Con le mani, con i pennelli, con gli applicatori? Come ti trucchi? Seduta?
In piedi? No, questo non l'ho capito, è un punto interrogativo. Per la sezione perché, che è l'ultima sezione, c'è perché ti trucchi. Come ho risposto prima perché c'è forse qualcosa di simile, mi trucco perché mi piace truccarmi, mi piace vedermi truccata, mi piace giocare e sperimentare con i miei volumi di modo tale da enfatizzare o creare anche degli altri. So di avere degli zigomi relativamente alti, però da quando ho scoperto ad esempio il contouring, se effettuo una base completa, ricreo e probabilmente li metto ancora di più in evidenza. Non faccio ad esempio il contouring al naso perché mi sta bene così com'è, non lo voglio né enfatizzare né sottovalutare. Non effetto, effetto un po' di contouring qui per sfinire un po' il collo, però non qualcosa di eccessivo. Però gli zigomi mi piace enfatizzarli sia creando il contouring, quindi sotto, che illuminando tantissimo. Mi piace veramente tanto. L'ultima domanda per questo video è perché non ti trucchi? Non mi trucco perché devo andare in palestra, devo andare al mare, devo scendere la cagnolina, quindi a Melicchia. Non mi trucco. Perché devo scendere al supermercato sotto casa? Non mi trucco. No, non ci sono altre motivazioni. La più importante quando non mi, se scende non mi trucco è perché o sto andando in palestra o sto andando al mare. Io in palestra non utilizzo neanche il mascara, cioè se vado truccata è perché sono scesa prima per fare altro e poi sono andata anche in palestra, quindi le mie compagne mi hanno visto truccata, ma io di norma vado senza nulla, senza mascara, senza niente in faccia, la mia pelle deve respirare. Non ci sono altre motivazioni perché non mi trucco. C'è stato un periodo della mia vita, ero molto giovane, ero piccolina, ed ero relativamente depressa, non depressa da dover ricorrere a un aiuto, ma non mi sentivo più a posto e tranquilla con me stessa. C'erano varie situazioni pesanti, sia in casa che poi nella mia vita, tra virgolette, personale, quindi scuola, pallavolo, amici, fidanzato, in cui io non stavo più bene. In tutti questi ambiti io non stavo più bene, mi sentivo bene e tranquilla solo nella mia cameretta con la mia musica relativamente a palla, e non c'era, all'epoca forse non esisteva ancora YouTube, no, non esisteva ancora YouTube, veramente parlo di secoli or sono, non c'era tutto questo mondo, quindi io i miei pomeriggi non da studiare li passavo con la musica, oppure fronte mare, perché all'epoca abitavo sul lungomare qua a Salerno, quindi me ne scendevo con Maggie, non so se ve la ricordate, andavamo giù, mi fumavo una sigaretta, portavo il canna a passeggio, di fronte al mare, anche col mare in tempesta, io stavo bene. Per tutto il resto non stavo bene. Andavo a scuola e non stavo bene, andavo a pallavolo e non stavo bene, spesso e volentieri arrivavo avanti alla palestra e me ne tornavo a casa senza neanche entrare. Anzi, mi facevo un giro e poi dicevo che ero andata in palestra. Col fidanzatino dell'epoca si era creata una brutta situazione, quindi non lo volevo vedere. Non stavo bene con le amiche che avevo in quel periodo, a casa non ne parliamo proprio. Quindi io mi ero relativamente annullata. Cioè, ci sono stati, non me lo potrò mai dimenticare, forse per un mese o più, non ho lavato i capelli. Non so perché non li avevo lavati, non li avessi lavati in quel periodo, ma io mi ricordo che a un certo punto mi sono guardata allo specchio, perché portavo sempre questa coda e questo chignon tiratissimi, e aggiungevo lacca e come si chiama, gel per capelli. E andava avanti così, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, quando a un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho detto: porca paletta, ma da quanto tempo non ti fai lo shampoo? Cioè, mi facevo la doccia, però poi lo shampoo, cioè, vabbè, me lo faccio la prossima volta.
Quando realizzai che ero arrivata a un mese, che non, probabilmente anche di più, che non facevo lo shampoo, mi sono andata a fare uno di quegli shampoo che non venivano più. Però nel mio inconscio io ero convinta di averlo fatto poco tempo fa. Quando poi ho realizzato, perché ero concentrata su altre cose, quindi non stavo bene, quando ho realizzato che era trascorso tanto tempo, a quel punto ho aperto gli occhi e mentre mi facevo lo shampoo pensavo, ma perché ti sei ridotta in questo modo? Prima eri una persona allegra e felice, ti piaceva uscire, ti sistemavi, ti piaceva farti guardare, ti piaceva apparire rimanendo te stessa. Che cosa è cambiato? Che cosa non ti sta più bene? E durante quella doccia, di quello scrollo che ho avuto, ho realizzato che la situazione che si era creata col fidanzatino dell'epoca, che era una persona molto opprimente, non mi faceva stare bene con me stessa, quindi decisi che era arrivato l'ora di dire addio a quella situazione perché non faceva più bene a me stessa. Quindi poco dopo lo lasciai, fortunatamente senza conseguenze tipo di quelle che si sentono in questo periodo, però avevo comunque paura. Avevo paura di avere conseguenze brutte rispetto a quella rottura. Fortunatamente non è successo nulla. Ok, finale un po' drammatico di questo video, però la dovevo dire. Ragazze e ragazzi, non mi lasciate annullare da nessuno. Voi siete importanti. Siete importanti prima di tutto per voi stessi. Vi dovete voler bene e piacere per quello che siete. Se c'è qualcuno che vi vuole annullare, denigrare, farvi sentire non accettata o non accettati non è la persona che dovete avere al vostro fianco. La persona con il quale dovete vivere, dovete dividere la vostra vita, deve essere una persona che vi comprende, non vi lascia da soli, che vi fate forza a vicenda, dovete essere l'uno la forza dell'altro. Non vi fate sottomettere o mettere tutto. Mi raccomando. Ok, dopo questo finale col botto, io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per aver visto questo video e vi aspetto nel prossimo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!